Benvenuti alla Scuola di Uncinetto. Pronti per un'altra lezione? Andiamo! In questa lezione impareremo ad avviare in tre modi diversi il lavoro e poi a realizzare la catenella di base. Ci accompagnerà per i punti base Biosoft della Mondial e un uncinetto numero 5, sempre della collezione Mondial. Un primo modo è quello di prendere il filato con la mano sinistra, vedete, farlo girare sul dito indice creando un incrocio, poi l'asolina, questa davanti, passa dietro e tirate quella che ancora è intorno al dito. Ora rivedremo tutti i passaggi a rallentatore. Di ciascun modo poi appunto vi faccio vedere il passaggio rallentatore e vedete che il lavoro è pronto, ma rivediamo questo primo modo. Il secondo modo è quello di tenere con il pollice e l'indice della mano sinistra il capo iniziale e anche parte del filato, vedete, creando questi due fili così in tensione. Poi giriamo, quindi questo richiede un pochino più di manualità, facciamo proprio un twist e con le due dita della mano destra prendiamo il filo che si trova sulla sinistra. Rivediamo anche questo passaggio al rallentatore. Il terzo modo è un po' un'evoluzione del primo, perché sempre prendiamo con l'indice sinistro e vedete avvolgiamo invece che solo sull'indice, proprio usando anche l'altro dito e facendo passare il filo attraverso questo piccolo arco che si è creato, andiamo a creare il nostro cappietto. Ma anche questa operazione la rivediamo adesso al rallentatore e ve la rispiego un attimo. Allora vedete, faccio passare il filo sulle due dita. Dopodiché questo che rimane con la mano destra lo faccio passare dentro e creo il mio cappietto e il lavoro sarà pronto. Possiamo iniziare con la catenella. La catenella è proprio la base dell'avvio per poi fare i nostri punti, ma non è il solo modo di avviare, sappiatelo. Allora portate il filo da dietro a sopra l'uncinetto e con l'aiuto appunto dell'uncinetto lo fate passare nell'asola. Tenete ben saldo con l'indice e il pollice
il nodino del primo cappietto. Quindi rivediamo, filo sopra in questa maniera e passiamo dentro l'asola. Ripetiamo, passo il filo sopra e passo dentro. Mano a mano che riuscite a tenere i fili, vedete come li sto tenendo io, o anche un'altra maniera, io questo non lo spiego perché la tensione del filo la dovete trovare un pochino voi, insisto su questo punto perché secondo me è così. Mano a mano, dicevo, tenete il filo e fate passare l'uncinetto direttamente sotto. Quindi l'uncinetto passa sotto il filo, vedete, e va dentro l'asolina. E come state vedendo dalle immagini, si creerà la vostra catenella. Questa seconda lezione termina qui. Invece nella prossima lezione, il prossimo lunedì, vedremo come realizzare la maglia bassa. Perciò iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!